migliori intelligenze artificiali al servizio della miglior formazione aziendale. Scopri come evolvere il tuo business grazie a Docebo, la prima piattaforma per la formazione aziendale che sfrutta l'intelligenza artificiale generativa. Scoprila su docebo.com. C'è un elefante al centro della scena politica, sta proprio lì, come nell'espressione che recita Elephant in the Room. Non si tratta del pachiderma stilizzato metà rosso e metà blu, che simboleggia tenacia e caparbietà del Great Old Party, il partito repubblicano degli Stati Uniti, anche se c'entra sia con gli States sia con i repubblicani. La sagoma del grande mammifero campeggia su un grafico elaborato nel 2012 dall'economista serbo Branko Milanović. Autore di importanti studi come Global Inequality, Milanović ha elaborato una dozzina di anni fa il famoso grafico il cui andamento ricorda la sagoma di un elefante. L'obiettivo era mostrare la progressione delle diseguaglianze nell'arco temporale compreso tra il 1988, ovvero poco prima punto della caduta del muro, il 2008, quindi tra il crollo del blocco sovietico e la grande crisi finanziaria di fine anni zero. Sull'asse orizzontale del diagramma è indicata la popolazione mondiale in ordine crescente di reddito. Sull'asse verticale invece è riportato l'incremento progressivo di reddito a cavallo tra la fine del Novecento e l'inizio del XXI secolo. Nel punto più basso lungo l'asse orizzontale, dove comincia la proboscide dell'elefante, si apre il baratro in cui è sprofondata la classe media americana ed europea. Proprio qui, in questo punto, si colloca l'inferno che nel ventennio 1988-2008 ha inghiottito la middle class occidentale. La classe operaia, invece, era stata già colpita dalla violenza delle politiche liberiste che a partire dagli anni Ottanta avevano accompagnato la rivoluzione conservatrice di Margaret Thatcher e Ronald Reagan. In cima alla proboscide svettante, all'opposto, si consuma il boom delle élite globali. È lì, ai vertici della piramide, che risiede il famigerato establishment, l'1% dell'1% più ricco del pianeta. Nel 2016 i democratici americani hanno perso le elezioni presidenziali contro Donald Trump in un preciso punto del grafico di Milanović, proprio alla base della proposta, in una porzione del diagramma che ha anche un nome geografico. La chiamano Rust Belt. Sono Guido Brera e questo è Black Box, la scatola nera della finanza, un podcast prodotto da Cora Media e sponsorizzato da Docebo. Nel 2016 la Rust Belt diventa il mito di commentatori e analisti impegnati a spiegare le ragioni che hanno portato alla vittoria di Trump. La Rust Belt è la Caporetto dei democratici, la culla dei lavoratori forgotten e del ceto medio impoverito. È lì che si sarebbero giocate le presidenziali. Negli stati del nord-est la cintura dell'industria pesante consegnata all'oblio. L'area del carbone e dell'acciaio, un tempo distretto brulicante di operai e grandi fabbriche. Più tardi spazio del vuoto punteggiato da case cadenti e macchine divorate dalla ruggine, da ambulatori che somministrano oppiacei e dinner sgangherati, da negozi chiusi e disperazione dilagante. La Rust Belt, la fabbrica sociale a cielo aperto della paranoia e del consumo di massa di eroina o psicofarmaci. La Rust Belt, tagliata fuori dai tempi nuovi, sacrificata sull'altare delle reti globali, ignara delle mode di Uber, Deliveroo, Airbnb, esclusa dalla retorica mobilitante della sharing economy e degli algoritmi. La Rust Belt, terra che ha modificato il procedere del tempo. Nel 2016 la candidata democratica Hillary Clinton era un eterno attimo di sospensione, l'angosciante statica del fermo immagine, la vuota promessa di giorni migliori.
Trump, al contrario, era il fast forward, l'accelerazione, una versione distorta del conflitto, il catalizzatore delle speranze di uomini e donne senza speranza che volevano vedere il bluff dei democratici. Come diceva il filosofo francese Alain Badiou, se hai Trump, non puoi desiderare la Clinton. E così dalla Rust Belt, dalla base della proboscide dell'elefante di Milanovic, si è levato lo sguardo carico di odio di chi è rimasto indietro, di chi è stato fatto a pezzi dall'avvento della globalizzazione, dell'automazione, del capitalismo digitale e del salto di paradigma tecnologico. Molte cose sono cambiate da allora. Nel 2020 la pandemia di Covid segna una profonda cesura capace di fissare un prima dal dopo. Quello stesso anno il democratico Joe Biden vince le elezioni e diventa il 46esimo presidente degli Stati Uniti. È lui a fronteggiare la crisi e a ispirare la grande inversione di tendenza che segna la fase post-pandemica. L'amministrazione democratica ha provato a trasformare una catastrofe epocale in un'occasione. Ha stanziato trilioni di dollari per rilanciare diversi settori strategici della produzione nazionale e investire in infrastrutture. Ha sostenuto processi di reshoring su larga scala, scommettendo sulla rilocalizzazione all'interno dei confini americani di aziende impegnate nel settore delle attrezzature elettroniche, dei componenti elettrici e dei computer. Ha varato diversi provvedimenti che segnano il ritorno alle politiche industriali orientate dallo Stato. Col Chips and Science Act ha destinato 52 miliardi di dollari sia alla produzione avanzata di chip, sia a quella di chip standard per accorciare la supply chain, ossia la filiera di approvvigionamento dei microprocessori. Una misura decisiva considerando l'ingente domanda di numerosi comparti dell'industria americana, tra cui il settore automobilistico e quello medico. Con l'Inflation Reduction Act, invece, ha pompato denaro per stimolare gli investimenti in energie rinnovabili e uscire dall'economia dei combustibili fossili. Le politiche dei democratici sembrano avere conseguito risultati estremamente positivi e, visti dall'osservatorio dei mercati, gli Stati Uniti assomigliano al migliore dei mondi possibili. Negli ultimi 3 anni gli States hanno registrato una crescita praticamente ininterrotta. Secondo la Federal Reserve, oggi la disoccupazione è stabile sotto al 4%. Il 2023 ha registrato picchi importanti del mercato azionario, lo Standard & Poor's ha chiuso l'anno con un guadagno del 24%, il Nasdaq con uno del 54%, e sono le migliori performance di questo secolo. Viene da chiedersi se il grafico di Milanovic vada aggiornato. Forse qualcosa è cambiato per la middle class in crisi che nel 2016 aveva votato Trump. Parliamo di fasce sociali con redditi medi o medio alti da $50,000 in su. Gente che comunque percepiva il rischio concreto di impoverirsi, nutrendo la consapevolezza di aver perso una posizione centrale nella società americana. Sembrerebbe che i democratici siano destinati a raccogliere quanto seminato e dunque a vincere le prossime presidenziali. Invece no, la vittoria non è affatto scontata e comincia a montare la paura per un ritorno di The Donald alla Casa Bianca. Recenti sondaggi hanno mostrato che Trump sta anche guadagnando consenso tra i gruppi sociali che si sono rivelati fondamentali per la vittoria di Biden nel 2020, compreso gli elettori ispanici e i più giovani. A lanciare l'allarme ci ha pensato di recente Bernie Sanders. Il senatore socialista del Vermont, in un'intervista al Guardian, ha esortato il presidente democratico a misurarsi con le paure della classe operaia. Dobbiamo vedere la Casa Bianca agire in modo più aggressivo sulla sanità, sugli alloggi, sulla riforma fiscale, sull'alto costo dei farmaci da prescrizione, ha detto Sanders. Il rischio altrimenti è perdere. Secondo i detrattori, il presidente starebbe tornando nella sua comfort zone, al centro della scena politica. Biden quindi sarebbe ancora troppo timido in diversi ambiti di intervento, dalla questione dei prestiti studenteschi al cambiamento climatico, per esempio. L'Inflation Reduction Act è senza dubbio il più grande investimento ecologico della storia
ma è altrettanto vero che Biden ha approvato più permessi di trivellazione di petrolio e gas su terreni federali rispetto a Donald Trump nella stessa fase della sua presidenza. Se hai Trump, non puoi desiderare la Clinton, no? Diceva Alain Badiou. Viene da chiedersi se le parole del filosofo francese non valgano anche per queste presidenziali. Il senso sarebbe più o meno questo: se Trump è tornato, non puoi desiderare Biden. Sotto l'immagine da migliore dei mondi possibili confezionata dai mercati, esiste infatti un'altra America. Un'America che di recente ha patito il galoppare dell'inflazione e non ha potuto rifarsi comprando azionari. Esiste un'America tagliata fuori dal bull market e quindi dai rialzi a doppia cifra. Un'America che non ha usato la borsa per compensare l'aumento dei prezzi. Esiste un'America in cui il Consumer Sentiment Index, ovvero l'indice che misura le percezioni dei consumatori riguardo l'economia, la scorsa settimana è sceso al livello più basso dal marzo 2020. In questa America il tasso dei mutui è inchiodato ai livelli più alti degli ultimi 20 anni, mentre il prezzo delle case sale. E la affordability, cioè la capacità di acquisto di un immobile del cittadino medio, continua a scendere inesorabilmente. Esiste un'America in cui il tasso di morosità dei mutui è schizzato verso l'alto, più che raddoppiato rispetto al gennaio del 2023. Esiste un'America indebitata come mai, un'America in cui il pagamento di interessi per famiglia è il più consistente di sempre. Dicono che gli elefanti hanno buona memoria e non dimenticano nulla. Allora è alla proboscide del pachiderma di Branko Milanovic che bisogna di nuovo rivolgere lo sguardo. Bisogna intercettare e comprendere una classe media che ancora non ce la fa, che forse cova meno rabbia, ma di certo continua ad avere paura, molta paura. Esiste un'America che soffre, non ha ancora un simbolo accattivante per i commentatori, come era la Rust Belt nel 2016, ma può fare la differenza. Non sogna più questa America e potrebbe trascinare l'intero mondo in un incubo. Black Box è un podcast di Cora News, prodotto da Cora Media e sponsorizzato da Docebo. Scritto da Guido Brera con i diavoli, la cura editoriale di Francesca Milano, la sigla e il sound design sono di Luca Micheli, la post-produzione e il montaggio sono di Luca Micheli e Mattia Licciotti. Il producer è Alex Peverengo.